La mascherina è stata sviluppata, nasce da un progetto di una società che è appunto Accurate, che si occupa di wearable e quindi di tessuti smart, e proprio con su ispirazione della Croce Rossa abbiamo adattato questa nostra tecnologia alle mascherine, quindi abbiamo cominciato a mettere dei sensori sulle mascherine. Avevamo cominciato questo percorso circa 2 anni fa rispetto alle nuove tecnologie. Ovviamente l'emergenza Covid ha anche dato nuove priorità e nuovi impulsi, e da questa collaborazione è nata anche questo dispositivo di protezione di cui siamo molto orgogliosi, perché consentirà da qui a settembre di avere tutti i nostri equipaggi che lavorano sul biocontenimento di lavorare in estrema sicurezza, perché adesso voi vedete che c'è questo dispositivo che comunque segnala la temperatura e gli agenti inquinanti. L'ultimo step, che proprio lo stanno finalizzando in questi giorni, è anche quella sul distanziamento, quindi i nostri operatori si muoveranno in sicurezza perché attraverso la mascherina sarà segnalata qualsiasi violazione del distanziamento. E poi il monitoraggio da remoto, cioè la nostra centrale operativa potrà monitorare costantemente da un lato qual è la situazione. Questo si unisce a un altro dispositivo che era già stato presentato in autunno, che monitora il battito cardiaco e la respirazione dell'operatore, e quindi questi due elementi monitorati dalla nostra centrale operativa consentono comunque di avere un quadro sempre chiaro di quella che è la situazione.